Benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un Get Ready With Me, mi preparo con voi, perché volevo raccontarvi un po' della mia assenza. È un po' di giorni che sto assente su YouTube, ma perché praticamente mia mamma non sta bene. Ha avuto... scusate. sto prendendo pure io. Ha avuto l'influenza e quindi io sono stata un po' vicino. Poi dopo anche col lavoro ho avuto cose nuove da fare al lavoro, tornavo a casa stanca morta, quindi non riuscivo a fare video. Ho montato, insomma, ho preparato qualche video, però ancora lo devo montare, quindi li monterò subito dopo questo video che farò, questo Get Ready With Me. Allora, apro la parentesi. Mi vedete una cosa strana sulla faccia, non so se l'avete notato, un anellino sul naso. Allora, premetto che non mi sono fatta il piercing, è finto. È un chiamato septum, praticamente è un anellino appunto per il naso. Allora, dato che volevo testare un nuovo bijou, insomma, dato che io, come si chiamano, i piercing non ce li ho, non li faccio perché non mi piacciono, cioè proprio a me non mi piacciono. Cioè, mi piace l'idea del piercing, ma non mi piace farmi buchi, altri buchi sul corpo, e quindi sto sperimentando altri finti piercing. Dato che adesso è spopolata questa moda del septum, allora ho deciso di provarne uno. Allora, questo l'ho fatto io, era un anellino per il dito, io l'ho modificato e l'ho fatto diventare un anellino per il naso. Allora, dato che io ho un naso un po' importante, volevo vedere, sperimentare questo anellino sul naso, se mi può piacere o no, perché voglio comprarne uno tramite AliExpress, dato che mi ci vorrà parecchio tempo, quindi c'ho parecchio tempo per arrivare, insomma, perché AliExpress ci mette una vita per far arrivare i prodotti. Allora ho voluto intanto provare un po' come la sensazione di questo septum nel naso. Allora, premetto che ovviamente questo l'ho fatto io, quindi magari non è fatto benissimo, ecco. Però la sensazione è di fastidio subito, ho sentito subito fastidio perché ovviamente ho un corpo estraneo all'interno del naso, e dato che il mio naso non è abituato a portare anelli, allora mi ci vuole un po' per abituarmi. Però l'effetto non è male, sembro un toro, però vabbè, alla fine non è male. L'idea mi piace, insomma, una cosa un po' particolare. Allora, oggi faccio un trucco make-up usando i prodotti della New York Color, la cassettina, quella nuova che vi ho fatto vedere, solo che ho avuto un piccolo incidente. Mi è cascata e mi si è un po' crepata, un po' qui e un po', vedete, un po', non so se si vede, un po' qui, questa parte qua. Però dai, alla fine, grazie al cielo, non si è rotto, perché c'erano all'interno i prodotti, speriamo, li ho controllati, non sono rotti, grazie a Dio. Però li voglio testare tutti, insomma, oggi faccio un trucco con questi trucchi qui. Allora, inizio subito a mettere la base, intanto facciamo qualche chiacchiera. Mi sta finendo la crema, sono contenta, così ne inizio un'altra. Con questa crema mi ci sono trovata veramente bene, mi ci trovo benissimo. Non cambierei questa crema, infatti ce n'ho un'altra, nuova, insomma, da utilizzare. Ecco qua. Allora, intravedete una cosa qui alle mie spalle. Praticamente è la postazione make-up ingrandita. Ho aggiunto vari pezzi, questo qui che vedete è un mobiletto che ho appeso al muro, e sotto qui ho allungato, diciamo, il tavolo, improvvisando appunto un tavolo con sotto la mensolina che sarebbe il mio E un'altra comodino, cassetterina, insomma. ma ho improvvisato questa cosa qui. Spero che le luci siano buone, che si veda qualcosa, perché ho messo tutte e due le luci, sia quella Light Ring, che un giorno vi farò vedere, e anche una lucetta qui, sempre la luce bianca, insomma, per illuminare un po', perché c'è la luce fuori ma non si vede tanto bene.
Allora, ho messo la crema, adesso vado a fare le sopracciglia. Allora, che vi posso raccontare? Niente, in questo periodo ho fatto tanti acquisti. Ho fatto tanti acquisti, infatti oggi farò l'ultimo acquisto che volevo fare. Non, volevo farlo la prossima settimana, ma non resisto, perché sennò magari la prossima settimana mi voglio un po', diciamo, riposare, voglio organizzarmi anche per fare qualche altro video e quindi mi voglio tenere la settimana libera, 2 settimane libere, perché mi voglio organizzare bene per i video, almeno ho i giorni giusti. Scusate se mi tocco sempre questo anellino, ma ovviamente mi ci devo abituare ancora. Allora, vado a mettere il mio lucidalabbra, che mi avevo fatto vedere, spero che vi sia piaciuto il video. Il video del lucidalabbra, spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile anche, perché come ho detto ho le labbra speculatissime. Allora, prendo la spugnetta, un attimo che mi allungo, prendo la mia spugnetta, che adesso tirarla fuori, che ho messo sul sacchettino, e vado a prendere il fondotinta, che avevo preso l'ultimo fondotinta che ho acquistato, diciamo l'ultimo, insomma l'ultima cosina che avevo acquistato della New York Color. E questo qui si chiama Natural Matte Foundation Anti Shine Effect, ho preso Honey Beige, forse è leggermente più scuro, mo lo testo, però non importa. Devo dire, è stato, diciamo, queste settimane sono state un po' pesanti, perché appunto con il lavoro, con mia mamma che stava male, non riuscivo proprio cioè, a fare altri video. Ho fatto 2 video, però li devo ancora montare, li devo ancora montare, caricare, preparare, quindi ho deciso di fare prima questo video per il ritorno, diciamo, e poi vi farò vedere gli altri 2 video che ho fatto. Spero che vi piacciono, comunque sono video utili. Questo colore non è male, no, va bene per la mia pelle, non è coprente, assolutamente non è coprente, io non lo vedo coprente, però uniforma un po', dai, un po' il parlato gli dà colore. Eh sì, un po' scuro, un po' scuretto, vabbè, dopo con la cipria vado a schiarire un po' il tutto, faccio così, la metto anche un po' sul collo, ecco qua. Allora, vado a prendere il correttore, così vado a schiarire anche un po', e vado a mettere sotto gli occhi. Adesso vado a mettere la cipria, questa qui a mosaico, e uso il kabuki. Molto bella questa cipria, liscia molto l'incarnato, molto bella, mi piace tanto. Adesso vado a prendere la matita per fare le sopracciglia, perché questa matita va bene sia per le sopracciglia che per all'interno dell'occhio, come eyeliner, quindi la voglio testare, insomma, vediamo un po' con le sopracciglia come si comporta. La apro un attimo perché non l'ho aperta, nuova nuova, un po' di pacca. La mina è così, il tratto è questo. Adesso vado a fare le sopracciglia. È molto molto scura. Adesso vado a prendere la palettina, questa qui, e vado a prendere il primer per gli occhi, lo vado a mettere sugli occhi appunto.
Questa palettina la voglio subito provare perché sono curiosa di provare sia... Allora, l'eyeliner lo proverò la prossima volta perché ci vuole troppo tempo. Userò l'eyeliner che ho comprato, quello normale. E anche l'illuminante voglio provare, insomma, per vedere come mi trovo. Allora, prendo un pennellino. Ecco, prendo questo qui. E vado a prendere il primer. Vado a prendere questo colore più chiaro, questo colore cipria opaco, e vado a fissare il primer. Ecco qua. Adesso vado a prendere questo colore qui e lo uso come colore di transizione. Oggi, se ce la faccio, vi faccio un piccolo vlog, però lo farò spaccato a questo. Questo sarà un vedere di ritmi, poi vi farò anche un piccolo vlog. E andrò alla Kiko a comprare due rossetti, perché diciamo che ho fatto una piccola collezione e oggi andrò a prendere gli ultimi due rossetti per completare la mia collezione. Sono veramente contenta. Poi vi farò vedere ovviamente tutta la collezione completa in un altro video, così vi farò vedere più video. E dopo, per darvi anche un'idea, insomma, delle novità che sono uscite dalla Kiko, sono veramente contenta, insomma, di andare a prendere questi rossetti. Sono emozionatissima. Allora, adesso vado a prendere un altro pennellino da sfumatura, se lo trovo. Dove è andato a finire? Prendo questo qui, che è piatto. No, cambio idea. Allora, tremendo sto setto. Vediamo un po'. Allora, prendo questo qui. Prendo questo pennellino qui. E vado a prendere questo colore più scuro e lo vado a mettere sopra il colore di transizione per scurire l'angolo esterno. Voglio fare una cosa un po' delicata, perché tanto devo andare a fare un po' di shopping e quindi voglio essere troppo pesante. Il pennellino di prima farò sfumare tutto. Così. Adesso prendo un pennellino piatto e vado a prendere questo rosa glitterato shimmer molto chiaro, lo vado a mettere sulla parte libera dell'occhio. Dopo sul blog cercherò di farvi vedere i rossetti, cioè un po' all'interno della Kiko, sempre che ci riesco, perché dove vado io è quel negozio, rivado su quel negozio che vi dissi che non ci andavo più, quello al piano che sta in città, nella mia città, e che vi dissi che c'era quella che era in Picciona, però ho deciso di dargli un'altra possibilità. Infatti l'altro ieri, non mi ricordo se ci sono riandata per prendere qualche cosa. Infatti oggi finisco di fare gli acquisti, perché riprendo questo qui scuro e così almeno ho tutto al completo. L'unica pecca di questo, diciamo, di questa palettina è che mentre vai a prendere gli ombretti, gli altri tre ombretti in crema si sporcano, e questa qui è una cosa un po' a sfavore, ecco, che si macchiano, vedete, io ho messo il dito e si macchiano, e questo non è, non mi piace. E purtroppo questo qui non può coprire, cioè non ha una divisione, infatti io penso che questo qui lo taglierò e lo metterò diviso, perché sennò mi si sporca tutto. Allora adesso prendo un pennello angolato e vado a prendere questo viola qui e lo vado a mettere sotto. Fatemi sapere sotto i commenti se vi va che vi faccio la postazione make up, perché
con l'arrivo delle ultime cosine riesco, diciamo, a sistemarla e a farvela vedere. Voi comunque fatemelo sapere se vi interessa, perché mi piace farvi vedere le cose che più che altro che vi interessano, non quelle cose che non vi, se non vi interessano non importa. Io comunque alla fine perché lo farò, mi piace farvele vedere, insomma. Però voi fatemelo lo stesso sapere se è una cosa che vi può interessare o no, perché l'ho ingrandita tanto anche per darvi qualche idea, qualche spunto qua, se voi ci avete ancora la postazione da migliorare, da mettere insomma in ordine, mi piacerebbe insomma darvi anche qualche idea, qualche spunto di come poter sistemare la postazione. Vado a prendere questo, sempre questo colore, per usarlo, questo più sottile, e vado a dare un pochetto più di corpo, diciamo, alla parte esterna dell'occhio. Ok, adesso con questo qui vado a lisciare questa parte qua, che dopo tanto ci dovrò mettere l'illuminante, quindi va bene comunque, e vado a sfumare un po'. Così. Adesso vado a mettere l'illuminante, vediamo com'è questo illuminante in crema. Dai, dai! Ovviamente si è sporcato, ma va bene. Non è che mi garba tanto, perché una volta messo scompare, quindi mettercene un po' di più per farlo vedere. Vabbè, ci sta, dai. Adesso vado a prendere l'eyeliner, finalmente lo posso provare. È questo qua, eyeliner normale, insomma, eyeliner, solo che la pecca che ha il pennellino, che non ci vorrà un'eternità, quindi me lo vado a mettere un attimo, vediamo se riesco a farvelo vedere, come ve lo faccio vedere, poi dopo come lo applico, e poi dopo stoppo, perché sennò mi cambio 2 km per video, dopo non riesco a fare neanche videoblog. Ho messo l'eyeliner, mamma mia, io posso dire, non so se sì, se si vede qualcosa o no, io spero di sì. Allora, posso dire degli ombretti che non sono un granché, non mi piacciono come sono, cioè sono shimmer, però non lo so, adesso dovrò provarle anche da bagnati, però così non rendono per niente, a me non piacciono. Penso che questa che sia l'ultima palettina che prenderò di questa linea. Non è brutti, a me mi piacciono, cioè sono belli, solo che sono trasparenti, ecco, mi dà l'idea dell'effetto trasparente, non rendono tanto. Vabbè, pazienza, però alla fine dai. L'eyeliner invece ha anche qualche problema e non si asciuga bene. Non si asciuga, vabbè, a parte che il pennellino non mi piace proprio, però mi sono trovato quello e prendo quello, perché dove vado io c'è poca scelta. E comunque nel complesso dai, alla fine non sono male, mi piacciono, per un trucco veloce vanno più che bene. Allora adesso vado a prendere il mascara, andiamo a provare pure questo, e questo si chiama Volumizing Mascara Showtime New York Color, questo qui. Allora lo scovolino è questo, fatto così, adesso lo proviamo, vediamo. Eccolo qui, il mascara mi piace tanto invece. Il mascara mi piace veramente tanto. Fa le ciglia molto lunghe e allora il volume non c'è. Io non lo vedo il volume, però il ciglio è lungo. Mi piace. Mi piace molto come mascara. Vado a prendere il correttore, lo vado a mettere sotto gli occhi.
pochino. E la vado a passare dove abbiamo messo la cipria. Allora adesso vado a fare un po' di kenchiuring. Prendo questo pennellino qui e prendo il mio bagnaterra. Questa qui. Togliere la spugnetta. Non vedo l'ora di comprare uno più bello, perché questo non rende molto. Non mi piace tanto questo setto. Ovviamente fatta a mano. Adesso vado a mettere il blush. Questo blush. C'è un colpo da pirlo. Vado a prendere un pennellino per il blush. Prendo questo qui. Forse meglio prendo un altro, perché questo non fa. Non fa proprio. Prendo questo. Allora, questo blush l'ho preso troppo chiaro, secondo i miei gusti, perché più che altro è una cipria. Mi fa da cipria, vedete? Non scrive molto. Però non importa. La prossima volta cercherò di prendere quell'altro. Allora, vado a riprendere un po' di illuminante. Questo, da questa palettina qui. No, vado a mettere un po' qui. Poi con questo pennellino vado a prendere un po' di questo rosa. Lo vado a mettere sopra per illuminare un po'. Per fissare il tutto. Prendo un po' di cipria per fissare tutto il trucco. Il rossetto. Ok, questo qui è il rossetto che ho comprato. Questo qui si chiama Sugar Plum ed è questo marroncino rossiccio, questo rosso marroncino rosato. Mamma mia, quanto da fastidio, aiuto. Ok, ecco qua, scusate, e lo vado a mettere su. Bello, metallizzato, è metallizzato come colore, vedete? È molto metallizzato. Questo rossetto mi piace, ne devo prendere un altro. Ho in mente di prendere quello marrone. Spero che si veda qualcosa. Fatemi sapere se questo septum mi sta bene o meglio che non lo metto. Insomma, io volevo provare qualcosa di nuovo e ho provato, insomma, questo anellino un po' strano. Ovviamente lo userò tutto il giorno anche nel vlog, perché assolutamente faccio una specie di wiki vlog, se ci riesco a mettere insieme. Verrà lunghissimo, perché vabbè, sulla Kiko vi farò vedere pochissimo, quindi cercherò di metterli insieme. Per una volta farò un wiki vlog, se ci riesco, perché oggi è sabato, quindi questo video lo vedrete lunedì, tutti e due i video. E niente, fatemi sapere se questo anellino vi piace, se volete vedere. Datemi qualche idea anche, perché io in questi ultimi giorni, in questi ultimi tempi, sono a corto di idee. Non riesco mai a trovare un'idea di cosa fare per il mio canale. Per un periodo sono stata un po' bloccata, quindi fatemi sapere anche, datemi qualche consiglio di cosa vi piacerebbe vedere, anche i nuovi iscritti oppure le persone che passeranno. Commentatemi, fatemi sapere se volete vedere qualcosa, se vi è piaciuto ovviamente il video e se volete vedere qualcosa di nuovo. Io sarò molto contenta di accontentarvi. Il video è finito, vi lascerò al vlog.
dopo di questo ci sarà il vlog, quindi vi saluterò dopo il vlog. Ciao! Eccoci! Adesso sono in città, nella mia città, per andare appunto dalla Kiko. Non sono riuscita a riprendere perché ho preso l'autobus uno dietro l'altro e non ci sono riuscita, insomma, a registrare, ecco. Niente, adesso mi avvio dalla Kiko e ci vediamo dopo. Eccoci qua, siamo vicino alla Kiko. Questa è la Kiko. Faccio vedere. Ecco qua, vi faccio vedere un pezzettino. Non so se riesco a riprendere dentro perché teoricamente non si potrebbe. Adesso ci provo. Dalla Kiko, adesso vi faccio vedere il pacchettino, è questo qua, e ho preso appunto due rossettini, gli ultimi due che vi ho detto stamattina, sono due colori un po' strani, ecco, però dato che devo fare questa collezione ho deciso di prendere dei rossetti che non sono i semplici rossetti tipo marrone, viola, sì, marroni e viola ci stanno, però non li volevo particolari. Spero che comunque sia, si è visto qualcosa dal video, non lo so. E adesso io entro un attimo a Bijou Brigitte perché voglio vedere se ce l'hanno i septum, per vedere quanto mi costano. Sono uscita, niente, non ce l'hanno i septum, non ce l'hanno. Vabbè, li acquisterò tramite internet su AliExpress. Come ho detto, ci vorrà un'eternità per inviarli, però non importa. E niente, cosa vi voglio raccontare? Adesso vado a prendere l'autobus, vado a casa perché l'acquistino l'ho fatto. E infatti ve l'ho detto che sarà una cosa breve perché io non è che esco molto il pomeriggio. E il tempo di andare a prendere quello che volevo e basta. Vi farò ovviamente il video sui rossetti della Kiko, insomma l'aggiornamento. Anche della collezione di miei rossetti perché quella lì non può mancare, poi cioè, insomma sul mio canale ci saranno di tutti i colori, spero che siate interessate, farò anche un tag, insomma cerco di, voi datemi idee, come ho detto stamattina, voi datemi idee di cosa fare sul canale, come ingrandirlo, perché ovviamente essendo stata ferma per tanto tempo il mio canale non sta crescendo molto. Io ringrazio comunque sia tutti voi, i miei iscritti, chi mi segue, e sono veramente contenta, insomma di avere tutti voi. Eccomi, niente, del septum continua a darmi un fastidio tremendo, septum, come si chiama, questo coso qui. Eccomi qua, sono nell'autobus. Sto andando a casa e prima vi stavo dicendo, scusate se ho dovuto stoppare, ma perdevo l'autobus, che oggi è sabato quindi ci stanno pochi gli autobus. Il setto mi dà un fastidio tremendo, non credo proprio di metterlo, lo metterò ogni tanto, se lo compro lo metterò ogni tanto perché dà tanto fastidio, forse perché non ci sono abituata. E comunque alla fine non è male, sono andata appunto a Bijou Brigitte, ma non, purtroppo non ce l'avevo, c'è solo quello per l'orecchio oppure per qui. Allora, dato che io qui non me lo posso mettere perché vedete il naso ce l'ho abbastanza spesso, allora ho deciso di metterlo qui. Scusate, ho tutti gli aloni degli swatch perché mi sono sbucciata
tutti i rossetti. Vabbè, via, dai. E dicevo, e quindi non potendo mettermelo qui, allora ho deciso di metterlo qui. Solo che io ovviamente ho il naso molto importante, quindi il setto mi risulterebbe un po' strano. La commessa della FIC mi ha detto che sta bene, una cosa bella hanno detto, una volta state bravi, che non mi hanno dato fastidio, state veramente bravi, questa volta sì. No, perché forse quell'altra che avevo visto, insomma, quando era andata a Kiko, quella che non era adatta, insomma, non era brava. Però queste qui ce n'è due molto brave. Una salutavo pure mia mamma, no, non è male, non sono male quelle commesse, però devo stare sempre attento, ovviamente non sa mai. E niente, quindi non so, cioè comunque voi fatemi sapere, ripeto, scusate se ve l'ho ripeto mille volte, fatemi sapere se questo septum può essere bello, anche quello decorato, scusate, se era scaricata la memoria. Volevo dire, fatemi sapere appunto se mi sta bene o no, così se evito, se non mi sta bene evito di comprarlo, insomma, inutile che lo compro poi dopo, ci spreco i soldi per niente. E, niente, vi volevo dire il lavoro che faccio, praticamente sto in una tipografia che è una cooperativa che fa anche la tipografia. E insomma rilego i libri, faccio, insomma, monto i libri, ecco, li rilego, li costruisco, vuol dire che ci metto, c'è una macchina che mette la colla sui libri e la copertina, io poi dopo li intercalo, vuol dire che li divido, li separo, non li separo, cioè li unisco, insomma unisco i libri, intercalo, nel senso che ci sono tipo un mazzo che è la prima pagina, secondo mazzo che è la terza pagina, quarta pagina e quinta pagina, poi io li unisco tutti e si forma un libro. E poi dopo il grossuro, poi c'è un collega, insomma, che li taglia e poi dopo li imballiamo e li spediamo. E in più faccio anche il lavaggio delle suole, cioè lavo le suole delle scarpe con sapone, detersivo a mano e poi le asciughiamo, insomma, per le ditte, questo è quello che faccio. E non è un lavoro molto faticoso, però non so perché, forse anche l'orario un po' mi stanca, quindi quando torno a casa tante volte non ci voglia, non ci voglia neanche da fare un video, non voglio fare niente. E quindi mi metto a dormire, mi metto a guardare il computer, a guardare internet, però adesso sto cercando di riprendermi, insomma, di dire no, basta, alla fine non è faticoso come lavoro, quindi qualche volta voglio fare qualche video. Scusate, era mia mamma, mi ha chiamato, e quindi niente, questo è quel lavoro che faccio. Comunque adesso mi voglio rimettere in carreggiata e ricominciare, insomma, a fare video. Infatti mi piacerebbe tanto che voi mi date qualche cosa volete vedere, se volete che faccio anche qualche tag sulle domande, sulle curiosità, perché mi piace anche avere qualche spunto, qualche idea. Adesso io vi lascio perché tra un po' scendo e ci vediamo dopo per salire. Eccomi qua, sono uscita dall'autobus proprio adesso e sto andando a casa. Vi faccio vedere una cosa, che bella l'albero di mimose. È bellissimo, lo zoom un attimo. Guardate che spettacolo, bellissimo questo albero di mimose. A me il giallo non piace, ma con le mimose il giallo mi piace tantissimo. Solo di questo fiore mi piace il giallo, è bellissimo. Volevo salutare con l'immagine delle mimose. E se non ci sentiamo per la festa, sicuramente ci sentiremo, perché cioè in senso sentiremo, farò un video anche per la festa delle donne l'8 marzo, ecco, non mi veniva il giorno, per l'8 marzo farò sicuramente un video dedicato appunto alla festa delle donne. Io vi voglio salutare, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su, commentatemi, fatemi sapere appunto se questo septum mi sta bene o no, perché ho bisogno del vostro aiuto, perché sennò lo compro e poi non mi sta bene, inutile che lo prendo. E fatemi sapere anche quale video vi piacerebbe vedere sul mio canale. Iscrivetevi per non perdere i nuovi video. Noi ci vediamo alla prossima!